Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel canale. Eccoci con un nuovo video. Siamo in viaggio con il mio ragazzo che eccolo qui, molto contento di essere ripreso. E vi faccio vedere cosa tengo nella mia borsa on the road, quindi in strada. Ora vediamo se riesco a impostare un po', a tenere il telefono in qualche modo. E vi faccio vedere quello che c'è all'interno della borsa che ho portato con me per questo piccolo viaggio che stiamo facendo a Palermo. Cercherò di tenerlo stabile il telefono. Questa qui è la borsa, c'è il mondo dentro, anche se non sembra perché è abbastanza piccola, però ci entra veramente tantissimo perché ci sono tantissimi scompartimenti. E in tutto ciò penso di avere anche un problema alla fotocamera interna perché si vede un po' sfocato. Ora vediamo quello che riusciamo a fare. Appoggio il telefono e vi faccio vedere quello che c'è all'interno. Ok, siamo riusciti a sistemarlo in questo modo, anche se ci sono queste righe, non so se sia proprio delle telecamere oppure se il problema è del, appunto, i raggi che arrivano sui vetri. Vabbè, comunque si vede, penso che riusciamo a inquadrarlo bene, sì. Questa qui è la borsa, adesso andiamo a vedere direttamente quello che c'è nella prima tasca. Allora, la borsa è di Lab & Rose ed è composta così, praticamente ha una cerniera davanti, un'altra qui, e poi dentro ha un bottoncino e poi c'è dentro un'altra pochette. Veramente c'è tantissimo. Questa borsa è super comoda. Poi gli ho messo il portachiavi, secondo me tra poco vuole il telefono, il portachiavi di Hello Kitty, e poi c'è anche una tastina dietro. Adesso andiamo a vedere quello che c'è dentro. Vado nella prima davanti e c'è, allora, diciamo che ci sono anche delle cose che non mi servono al momento, cioè che mi serviranno dopo, devo rimetterle comunque nella valigia, in un altro zaino. Comunque le ho messe all'ultimo minuto perché me le stavo dimenticando. E c'è uno smalto in brochet che devo mettere nei piedi, nelle unghie. E poi questa lucina, ecco le cose improbabili che nella borsa on the road. Allora, questa qui è praticamente la lucina che io porto sempre con me, o perlomeno il mio ragazzo mi ha detto portatela, perché ogni volta quando dormo in un appartamento, in qualche posto che non conosco, comunque la prima volta che dormo fuori, ecco appunto in un posto nuovo, non riesco a prendere sonno, quindi cerco sempre di accendere la luce, la bajou, solo che ovviamente dà fastidio, quindi mi porto sempre questa, così ho un po' di luce e mi tranquillizzo. Vabbè, fatemi sapere se anche voi avete questa fissazione. Poi le cuffiette, una ce l'ho qui, spero si senta bene, dato che non ho il microfono con me, quindi queste qui sono le AirPods. Poi un balsamo labbra al lampone di Brochet, poi una masticante, ok, ha parlato il navigatore. Queste due piccole pochettine che sono questo qui e questo qui. Allora, questa qui è un porta documenti Tiger, molto 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 carino, e dentro ho la patente, la carta, la tessera sanitaria, carte varie, e poi questa pochettina qui, non mi sono portata il portafoglio, appunto le ho suddivise in queste due pochettine perché appunto volevo portarmi cose semplici, non per non occupare tanto spazio, e per portarmi tante cose non potevo portarmi anche il portafoglio che occupa tanto spazio, allora le ho suddivise così. Questa pochettina l'avevo presa da Tiger tanti anni fa, e questo fiocchettino io l'ho attaccato io sopra, l'ho fatto proprio io, guardate che carino, molto molto carino. Io l'ho attaccato con la colla a caldo, quindi ho personalizzato la pochette. Spero veramente si veda, io non riesco a vedere bene ma vedo che è tutto sfocato, vabbè. Dentro, allora, qui dentro, vabbè, altre tessere, il green pass, altre tessere, carte d'identità, e vabbè. Un'altra cosa che ho sempre nella prima tasca, questa borsa veramente contiene il mondo, ancora abbiamo svuotato solo la prima tasca, ventaglio che può servire, verde, che ultimamente è il mio colore preferito praticamente, io adoro il verde, è molto, dà molta, ecco, il verde speranza, mette molto di buon umore, e quindi qualsiasi cosa mi compro, oggetti, cose varie, le compro verdi. Anche il brochet ovviamente influisce un pochino perché comunque sono un po' fissata con il verde, essendo che il brochet ha come colore principale il verde, quindi diciamo che sono un po' influenzata forse da questo, però mi piace il verde. Quindi questo qua è il ventaglio che ho preso, è in misura media, molto molto carino da tenere in borsa, e ho preso a Tindari. 500 metri, spostatevi.
Andrea che mi sta sopportando in questo video. Si intravede ogni tanto e ride. Allora, mi inserisco tutto nella tasca e poi andiamo nella parte centrale. Allora, quindi qua c'è il pulsantino. E allora andiamo a vedere cosa c'è. Ah, mughina, questa qui la sto amando, Andrea pure, la stiamo adorando. È la mughina di Eloderma. È spray, è bellissima, rinfresca tantissimo. Quindi questa qui è all'aloe vera e sa di menta comunque. È molto molto buona. E quindi questa qui, spray, è molto più comoda, forse di quella in gel. Però la sto preferendo. Siamo entrati, dove siamo qua? Siamo usciti, nel senso siamo entrati, dove siamo? Sei arrivati a Mondello? Oh, vabbè, mi velocizzo. E poi salviettina, ecco, in questo momento siamo in mezzo alla strada, quindi se io esco qualcosa dalla borsella inquadro, pensano che io la sto inquadrando a loro. Vabbè, comunque salviettine. Suonano. Non farò tagli in questo video, vi faccio vedere tutto quello che succede. Questa parte la lascio. Poi altre salviettine, queste qui sono quelle alla citronella. Bello questo suono di clacson, molto bello. Salviettine alla citronella da utilizzare, appunto, da mettere sul corpo per allontanare le zanzare. Sempre utili. Poi andiamo a prendere la pochette che c'è all'interno, che diventa una seconda borsa. Infatti penso che la userò come borsa singola. Sono quella delle salviettine, va bene. Praticamente dà il bottoncino, si stacca e si può attaccare la tracolla della borsa qui. Si può attaccare la tracolla. Questa borsa aveva in dotazione due tracolle, di cui una che è quella che ho, praticamente è più corta, e poi anche una più lunga per mettere la tracolla più lunga. Però mi sono dimenticata quella lunga, ho portato solo questa. E dentro c'entrano veramente tantissime cose. Adesso vi faccio vedere quello che c'è dentro. Poi è morbidissima. Quindi dentro questa pochettina abbiamo un elastico a tema Sicilia, che io veramente adoro, lo adoro, me lo devo portare in giro per Palermo. E poi due occhi, che ne ho anche un'altra da qualche parte, non mi ricordo dove. Poi fazzolettini, una mughina in gel che può sempre servire, anche se vi ho detto che preferisco quella ultimamente. Poi una cremina viso per la... una cremina viso, un campioncino della Sebo Vegetale di Crochet. Poi questa che è una crema per i capelli, il balsamo botanico universale, lo amo. Se volete seguitemi su Instagram, che quando lo applicherò ne parlerò nelle stories, appunto. E ho messo anche un post a riguardo su questo prodotto fantastico per i capelli multiuso, quindi non vi svelo nient'altro. E poi un matitone, che è quello che adesso però non so cosa è rimasto ancora cantando, parlando, mangiando un po', forse se n'è andato. È veramente bellissimo, io adoro questi matitoni, me ne sono portata tantissimi. Poi un pettine, la soluzione, anzi non la soluzione, queste qui sono le goccine per le lentine, per, diciamo, le lacrime artificiali. Poi ultima cosa, il dopo puntura per le zanzare in gel con il roll on, che ha comprato Andrea e mi sono fregata. Poi mi sembra basta qua dentro, sì, qua dentro basta, però comunque c'entrano ancora veramente tantissime cose, è enorme. Io di solito capita che la uso per uscire soltanto quando magari mi porto poche cose. Ok, quindi praticamente questa parte si può utilizzare anche senza la pochette, dentro c'entrano altre cose. Poi andiamo nell'ultima tasca, che è quella dove ci sono meno cose. Mascherina, chewing gum, queste qui sono le Daygum Insta White. Una crema per le mani, c'è sempre con me all'arnica. E poi un braccialetto anti zanzara, cioè alla citronella, col profumo di citronella, e si praticamente le allontana e funziona. Lo metto sempre qui dentro, anche se in teoria dura 7 giorni, l'ho già utilizzato per 7 giorni, ma ancora profumo di citronella, però lo tengo qui dentro, che ha la chiusura ermetica, quindi si mantiene. Poi qui dentro, in questo fantastico portamonete, portatutto, c'è il caricabatterie, il power bank, un profumino da borsa, questo qui è il Plain Soleil di Brochet. Ok, basta, non c'è più niente in questa fantastica borsa, stavo volando insieme al telefono. E
niente, quindi questa qui secondo me è una borsa super pratica, super comoda da portare sempre con sé, anche per viaggi piccoli o grandi, comunque le cose essenziali ci entrano, infatti dico non è che mi sono portata tutte le cose nella borsa, poi se mi serve qualcos'altro la prendo, comunque l'aggiungo, però ecco ci entra veramente tutto. Niente, quindi spero questo piccolo video vi sia piaciuto on the road, anche se l'illuminazione e l'inquadratura non è fantastica, però comunque vabbè, spero di avervi tenuto un po' compagnia, spero di aver guardato nell'inquadratura giusta. Niente, quindi se volete seguirci su Instagram in questi giorni pubblicheremo le stories del viaggio. Dietro, nella cerniera dietro.